Se mi permetti, ti posso raccontare velocissimamente un'esperienza. Siamo stati nel 2006 perché il nostro chitarrista aveva la mamma che era devota a Padre Pio. Tu considera che quindi noi siamo passati di lì, ma eravamo estremamente anticlericali, quindi c'era quasi un atteggiamento sì, di derisione. Ecco, tu entra in questa dinamica. Però per la fede della mamma di Gianluca noi siamo andati, io sono entrato nel santuario e posso dirti che proprio recentemente, riflettendo, perché poi mi sono avvicinato alla figura di Padre Pio e per me oggi è una gioia particolare, perché anche se non lo dico e non l'ho ancora, diciamo, detto, lo sto adesso dicendo forse per la prima volta, sento molto vicina la figura di Padre Pio. Ecco, io quel giorno, entrando in santuario, e passandogli vicino, ho sentito un fortissimo profumo di rose, che però altre persone non sentivano. E questa cosa l'ho ricordata soltanto alcuni anni fa, perché lì per lì rimasi un po' scosso dal fatto che gli altri non lo sentivano. E quindi oggi per me è particolarmente emozionante, anche commovente, poterlo dire proprio qui, in questo contesto.